Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi per portarvi un video che secondo me potrebbe essere molto interessante per tutti voi. Infatti oggi andremo a vedere quella che è stata un'operazione a breve termine ed è stato un misto tra investimento grazie all'analisi tecnica e quella fondamentale. Andremo a vedere qual è stato il mio tipo di ragionamento. Quello che state vedendo è il grafico di Royal Dutch Shell e una cosa molto interessante è che considerando che Shell appunto opera nel settore petrolifero è crollata tantissimo durante marzo. Poi, una cosa anch'essa molto interessante, ha subito avuto un rimbalzo a V. Infatti quotava all'incirca gennaio 27, è arrivata a quotare addirittura 9, che per me era follia, ma andremo a vedere poi le valutazioni che ho fatto. E successivamente io ho qua iniziato a prendere quelle che erano le mie prime posizioni perché valutavo in base alle mie analisi di bilancio che effettivamente Shell a questi prezzi qua era molto interessante. Poi ho notato un paio di cosette che mi hanno fatto inizialmente drizzare un po' le antenne. Comunque considerate che tendenzialmente se io avessi comprato le prime posizioni le ho comprate intorno a questo prezzo qua, intorno a 15. Quindi considerate che se fosse tornata ai massimi io avrei fatto un profit del 77%. Considerate però che ad aprile non è che si conoscesse ancora benissimo la situazione per quanto riguarda il coronavirus e soprattutto non si pensava tendenzialmente che ci fosse poi una seconda ondata, anche perché non so se ricordate, ma in estate tendenzialmente lo spettro coronavirus era praticamente svanito. Ho visto poi che tendenzialmente Shell stava iniziando ad avere quello che io chiamo un crollo abbastanza inspiegabile, infatti tendenzialmente continuava a lateralizzare però faceva sempre massimi più bassi e minimi più bassi, infatti continuava a scendere inspiegabilmente. E infatti ho comprato ancora un po' di posizioni qua, intorno a 13, e poi mi sono completamente fermato e ho detto voglio vedere effettivamente a che prezzo può arrivare. Allora mi sono detto andiamo a vedere qual è stato il minimo di marzo e mi sono segnato questo livello qua. Ho detto vediamo se intorno ai 9,5 potrebbe effettivamente sentire un po' il prezzo e eventualmente rimbalzare. Allora ho detto vabbè, ho comprato ancora qualche azioncina intorno ai 13 perché io comunque reputavo che 13 fosse ancora un regalo rispetto ai 15 a cui avevo acquistato io le prime paio di azioncine. Poi ne ho comprate ancora un paio a 13, poi come vi dicevo mi sono fermato totalmente. Ho detto stai a vedere che fa, continua a lateralizzare e intanto continua a scendere. E infatti, cos'è che ha fatto? Ha continuato a crollare, è passata, considerate che è passata da questo qua era l'altro massimo, è arrivata anche a quotare praticamente 16, poi è rimbalzata, ha continuato a scendere fino a praticamente il prezzo che vi dicevo, cioè intorno ai 9 qua. E infatti qua ho comprato ancora qualche azioncina, perché ho detto stai a vedere che potrebbe rimbalzare. Ho comprato qualche azioncina, considerate che già solo dai massimi durante il crollo, cioè intorno a 16 aveva ancora perso, arrivato a quel prezzo qua, aveva ancora perso il 38%. E considerate che Shell è un colosso che non ha nemmeno bilanci così disastrosi durante questa pandemia qua. E aveva ancora perso il 38%. A questo punto qua ho detto vado a vedere se ritesta il minimo, infatti l'ho ritestato e qua sono di nuovo entrato pesante. Perché ho detto stai a vedere che rimbalza. E infatti da qua, dove è il punto in cui ho comprato ancora i minimi, ha fatto ancora poi una salita spaventosa in pochi giorni. Infatti, se noi andiamo a vedere un po' la salita, la potete vedere, è passata in praticamente, andiamo a vedere, dal 28 ottobre è passata da un minimo di praticamente 9,30, è arrivata a toccare i massimi del 16,30, ragazzi, con un potenziale profitto del 73,92%. In praticamente 2 mesi e mezzo, nemmeno, ragazzi miei. E per come la vedo io era già scritta questa cosa qua. È semplicemente stato un misto tra analisi tecnica e analisi fondamentale. Infatti, come potete vedere, era praticamente inspiegabile che Shell quotasse 9,30 e vi spiegherò perché. Sostanzialmente io mi concentravo soprattutto sul rapporto prezzo ricavi, prezzo utili e così via. Considerate che però valutare sul prezzo utile era più difficile perché durante il crollo uno mantenere gli stock di petrolio costava tantissimo e considerate che non potevano venderlo e quindi
di fatto Shell continuava a perdere soldi. Ed è per quello che tendenzialmente mi sono concentrato di più sul rapporto prezzo-ricavi, che a quel tempo lì era follia, perché Shell, ragazzi miei, non so se sapete quanto fattura, ma Shell fattura una roba come 220 miliardi di euro, e non so se vi ricordate quanto quotava in quel periodo lì. Quotava 50 miliardi di dollari. Era totalmente inspiegabile e irrazionale, perché tendenzialmente dovete considerare che sì, in quel momento lì era in perdita, ma non è che potete pensare che il mondo si ferma e il petrolio non venga più utilizzato. Era un investimento di breve termine, perché di fatto quando raggiungerà un price target che magari vi dirò io venderò, ma a quel prezzo lì era totalmente inspiegabile. Tant'è che è bastato l'ultimo trimestre per far tornare Shell in positivo di utili. Quindi è intensamente una situazione che era del tutto inspiegabile. Il mercato, di fatto, come spesso e volentieri, è stato totalmente folle. Io ne ho approfittato, e infatti ho la posizione in profitto non di tantissimo, perché considerate che io ero entrato anche a 15 e a 13. Però era del tutto inspiegabile che il prezzo continuasse a crollare, tant'è che durante l'estate, quando Shell continuava a crollare, non c'era per nulla l'idea che ci fosse una seconda ondata. Infatti, i prezzi di Shell sono ancora bassi. Perché? Perché si è dovuta fermare appunto per la seconda ondata. Quindi, tendenzialmente, io penso che il prezzo attuale ci possa anche stare, considerando la seconda ondata. Ma ragazzi miei, d'estate, quando continuava a crollare, cioè, questo prezzo, questo minimo qua l'ha toccato ad ottobre. Ma era da agosto che continuava a crollare, e non c'era per nulla l'idea che ci potesse essere un secondo lockdown. Per questo che vi dico che è del tutto follia che aveste raggiunto questi prezzi qua. Ed è per quello che io sono entrato molto pesante e tendenzialmente mi prendo i profitti nel futuro. Detto questo, ragazzi miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Fatemi sapere anche se qualcuno di voi era entrato su Shell o magari su anche altri titoli petroliferi come Eni, BP, Exxon e tanti altri. Detto questo, ragazzi miei, io spero che questo video qua vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.